Infissi in PVC per esterni. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Gli infissi in PVC per esterni intendiamo gli scuroni, le persiane, quindi per esterni, perché l'infisso interno invece è la finestra. E un infisso esterno, essendo molto sollecitato dal punto di vista termico e intemperie, ma soprattutto termico e rasi del sole, è un infisso che ti sconsiglio di fare in PVC. Uno, appunto per la questione termica. Due, perché solitamente un infisso esterno non viene fatto bianco come l'infisso interno, quindi sarà un infisso colorato che si riscalda di più, quindi mi amplifica il problema delle dilatazioni e soprattutto sarà qualcosa al quale io applico sopra una pellicola per poter fare una persiana, uno scurone verde, effetto legno, grigio o il colore che preferisci. Questa pellicola, sole, vento, pioggia, così di continuo, col tempo si potrà anche staccare. Non ti dico che si staccherà un anno dopo, questo dipende dalla qualità del tipo di PVC, dalla pellicola e dal colore, però non avrà la durata che può avere invece un infisso in PVC interno e non esterno. L'unico vantaggio che ha questo tipo di infisso esterno è uno che al tatto rimane caldo, cioè rimane caldo o freddo, non si surriscalda, perché invece una persiana metallica con di fuori batte sole, dentro si riscalda e ti porta dentro calore, oppure quando fuori è freddo può fare un pochettino di condensa se è tutto chiuso come uno scurone, no? È vero che non è dentro casa, però non è bello da vedere, insomma. L'altro vantaggio è che con gli incentivi per la sostituzione degli oscuramenti esterni con un infisso esterno in PVC che ha un potere isolante e migliorativo, posso farlo rientrare nella detrazione. Con una persiana, uno scurone in alluminio non potrò, a meno che non sia blindato, quindi vado sulla sicurezza, perché nelle normative uscite l'anno scorso nel 2020 hanno imposto che quando si cambiano solamente le chiusure oscurante, quindi quando non intervengo sull'infisso ma solo sull'isseramento esterno, devo andare a migliorare la termica. Una volta non era così, potevo fare qualsiasi cosa, era veramente facile utilizzare gli incentivi. Oggi c'è questo gap, quindi potrebbe essere magari un motivo per cui scegliere quel tipo di isseramento lì. Sai che durerà di meno, però hai preso il 50% di incentivo, valuta tu se ti conviene o meno. Considera questo: a livello di prezzo non c'è quella differenza che c'è sull'infisso interno, perché dentro un serramento in PVC costa meno di un serramento in alluminio, un serramento esterno, quindi persiana scurone, non costa meno di una persiana scurone in alluminio. Se necessiti di consulenza per tutti questi aspetti, per gli infissi interni, esterni, per un consiglio anche sulle detrazioni, e non sei un cliente della nostra zona, quindi non ti posso servire direttamente e quindi non ho un conflitto di interesse, ti posso consigliare nella scelta più giusta da fare attraverso la consulenza. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata, dove ti aiuterò a fare la scelta migliore. Ciao e al prossimo video.